nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia, aiutiamo i nostri fratelli e sottomettendo il nostro corpo alla sua legge ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero ci offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo è cosa gradita a Dio. Così ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Preghiamo insieme e diciamo: attiraci a te, o Signore, attiraci a te, o Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hai redento con il tuo sangue, preghiamo, attiraci a te, o Signore. Tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti, preghiamo, attiraci a te, o Signore. Tu sei passato sulle nostre strade, beneficando e sanando tutti, preghiamo, attiraci a te, o Signore. Tu ci doni lo Spirito Santo che conforta e fortifica, preghiamo, attiraci a te, stabilisci, o Signore, nel comandamento dell'amore la sorgente della fraternità e della pace, preghiamo. Tu porgi l'orecchio alle nostre preghiere perché la nostra gioia sia piena, preghiamo. Tu vuoi che in te diventiamo un cuore solo e un'anima sola, preghiamo. Adesso diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Salga a te la nostra lode, Padre, che nella tua provvidenza guidi ad un fine di bontà e grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito. Aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi, destinati anche ad attività ricreative, accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Gesù Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Un attimo solo, finisco e tagliate il nastro. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi sempre perché in fraternità e letizia diveniate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Auguri. Auguri a tutti. Non si arriva.
conosce l'ammiraglio Basile? Ciao. Grande comandante. È il grande padre. Il grande padre al senso. Wow, questa è stata una cosa veramente. Ma arrivo, gli altri. Che ne pensi? Cioè, caso unico al mondo, di un'attenzione così forte al personale di un'azienda, perché oggettivamente oggi che i dipendenti sono così maltrattati, trovare un datore di lavoro che riesce a realizzare, a investire tanti soldi per realizzare un'opera del genere, sei d'accordo? So che dobbiamo conoscere bene questa struttura, capire bene, però comunque per Sant'Agnello dal punto di vista architettonico e strutturale è un gioiello, per la prima sono dire. Assolutamente. Non so bene come si gestirà, questo no, non onestamente. Lo sapremo in conferenza stampa.